Dal parco Marturanum, la via Clodia arrivava a Blera attraversando il torrente Biedano sul Ponte del Diavolo. Per la sua costruzione sono stati impiegati blocchi di peperino, una pietra tufacea proveniente dall'antico vulcano. L'antica Blera sorgeva sullo sperone occidentale del pianoro tufaceo, oggi disabitato. In origine sovrastava la via Clodia nel tratto tra il Ponte del Diavolo e il Ponte della Rocca, molto suggestivo ed ottimamente conservato. Dell'antica Blera l'unica testimonianza sono le necropoli. Una delle più importanti è quella di Pian del Vescovo. Qui la cronologia delle tombe procede dall'alto verso il basso. Le più antiche si trovano in alto, sopra la rupe e sul ciglio della rupe stessa, mentre, scendendo verso il torrente Biedano, le tombe sono sempre più recenti e sono spesso disposte su terrazze collegate da scale artificiali. La tomba principale di questa necropoli è la cosiddetta Tomba della Sfinge. Le necropoli di Terrone, Grotte Penta e la Casetta costituiscono il blocco delle necropoli orientali di Blera. Qui, più che altrove, è facile comprenderne l'organizzazione urbanistica, simile a quella delle città. Monumentali sepolture collegate da gradinate e ornate da preziose modanature. Dottoressa Moretti, potrebbe illustrarci i più importanti aspetti architettonici della civiltà etrusca? Parlare di architettura in Etruria significa subito pensare a quelli che possono essere grandi complessi orientalizzanti, con la loro articolazione planimetrica, ma anche con la decorazione degli interni, che si ispira e replica quelli che sono i modelli dell'architettura reale, quindi coperture travate e articolate talvolta con soluzioni a ventaglio, presenza di pilastri che muovono e articolano gli ambienti e planimetrie che annoverano più ambienti raccolti intorno ad uno centrale. Ma accanto a questi aspetti più strutturali dobbiamo ricordare anche la presenza di arredi, dai letti funerari ai piccoli troni o alla presenza di scudi qualche volta insieme a decorazioni pittoriche che celebrano attraverso i soggetti rappresentati, talora appunto anche l'importanza del defunto. Nel pianoro e sulle rupi della casetta spicca per l'ottima conservazione una tomba a dado con gradinata laterale e modanature. Al suo fianco sono presenti due tombe dipinte che mostrano influssi della cultura tarquiniese del IV secolo a.C. L'area di San Giovenale si raggiunge percorrendo la Tagliata delle Poggette. Conserva un'acropoli etrusca con reperti del VII secolo a.C. e tombe a tumulo con falsa cupola e dromos del V secolo a.C. Nel XIII secolo, dopo un lungo periodo di abbandono, fu eretto il castello medievale, i cui resti sono visibili ancora oggi.